Oggi pesce perché mandava il pesce, perché sono passato di fronte al pescivendolo e ho visto il pesce buono, quello giusto. Quindi, prezzemolo, aglio, ignorate questo che cos'è? Nemmeno me lo immaginare, giusto qualche intenditore lo sa che cos'è. È un cefalo. Poi, pomodori piccadilli, pomodori secchi, patate e origano e olio. L'olio ci vuole, sennò che pesce senza olio, ok? Quindi iniziamo subito. Inizio però dalla base. La base qual è? È quello che ci vado a mettere qui sotto. Quindi le patate. Taglio le patate con tutta la buccia, lavate bene. Noi che diciamo sempre, le patate devono essere brutte ma buone. Quindi tagliamo sottili così. Quindi condiscolino le patate. Metto le patate dentro questa ciotola. Sale. Così. Belle, belle, accondite. Poi origano, buonissimo, che profumo. Poi pomodoro, piccadilli oggi, così, guardate che bello. Incominciano ad arrivare le verdure profumate, belle, l'estate. Pomodoro, guardate qua che profumo, che meraviglia. Poi pepe, vai così, che meraviglia, guardate che bontà. Poi olio, questa è una sciccheria. Taggiasche, solo olive taggiasche, grazie Agostino Sommariva. Poi queste, le mani sante, che belle, eccole qua, che profumo, che spettacolo, che bello, guarda così, con le mani zozze così, belle, grasse, unte, però che piacere. Ora metto tutte quante le patate qua sotto, gli facciamo un lettino, un bel lettino, sentite musichetta, mamma mia, stupendo. Mi raccomando, quando cucinate, che è il giorno che vi dovete rilassare, state sereni, tranquilli, bevete, perché la vita è veramente così, in soffio, almeno viviamola bene, dai, per quello che possiamo fare. Allora, quindi, metto pomodorini, aggiungo anche due spicchi d'aglio, quindi, tagliati così, a metà, messi così, che buoni, profumati, pesce senza aglio, ragazzi, lei. Non lo dovete mangiare, deve soltanto profumare. E poi, come dicevo prima, bevete, un goccino ci vuole. Qua oggi c'ho un Franciacorta da Sten, perché mi piace morbido. Poi, il cefalo. Ma si può mangiare il cefalo? Beh, vi posso dire una cosa. Guardate qua. Quando il pesce è fresco, guardate l'occhio. Guardate qui, si chiama nerina questo tipo di cefalo. È uno dei migliori. Di mare, no, di morto, eh? Guardate qua. Allora, se fate... questo è il test. Significa che è bello, fresco, profumato. Allora, che c'è da mettere dentro? Allora, ci metto prezzemolo, così. Poi, sale, ci vuole, non troppo. Guardate, così, eh? Qualcuno dirà, ma non lo sfiletti il pesce? Allora, la stessa cosa... è da dire, ma la bistecca senza osso è buona quanto la bistecca con l'osso? È la stessa cosa. Adesso, Agostino, grazie ai pomodorini, guarda che ci faccio, secchi, sott'olio, guardate qua, li metto qua dentro, così. Ve lo immagino adesso questo quando cuoce, guardate questi pomodorini che sono belli, quei capperetti, quelle cose. Questo quando cuoce profuma tutto il pesce. Uno spicchietto d'aglio anche qua dentro. Caldo. Guardate qua che spettacolo. Allora, assaggiamo. Vediamo un po' un attimino se la carne è cotta. Se il pesce nostro è cotto. Guardate un po'. Guardate qua. Che ciccia. Altro che spigola. Guardate qua che morbidezza. Cefalo. Cioè, quello che tanto lo trattate male, che brutto, che cattivo. Poi faccio vedere io. La patatina. Ma poi brucia. Un secondo. Quindi, mai snobbare le cose che costano poco. L'importante sono le qualità e fresche. Un burro morbidissimo, buono, saporito,
selvaggio. Poi con queste patate, con questi pomodorini, fantastico. Un goccio di vino bianco buono. E il motto è sempre quello: semplice, economico, ma con tanto tanto gusto. Un bacio a tutti quanti voi. Che bontà, mamma mia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.